tutti, cominciamo a vedere la nuvola in calzoni. Allora, questo poema viene composto da Majakovskij tra il 1914 e il 1915. La lettura del poema avviene nel 1915, quando lui conosce Osip e Lili Brik. E leggerà proprio la prima volta questo poema a casa loro, con anche un pubblico ampio. L'impressione sarà talmente forte che Majakovskij stesso scoppierà in lacrime. Ricordiamo che questa lettura non viene per esempio apprezzata da Lunacharsky. Lunacharsky lo critica, dice che è un poema poco genuino, poco autentico. E non è contento, criticherà poi anche il mistero buffo. Ora, vediamo, questo poema appunto è una delle opere più importanti del futurismo russo, e inoltre ha appunto una grande risonanza. Per esempio, Sibrik in una sua lettera scrive: «Io non faccio che leggerlo da mesi, lo conosco a memoria, a mio parere si tratta di uno dei capolavori della letteratura mondiale del Novecento». Quindi possiamo capire subito la portata di questo, del valore di questo poema. Dice: «Anche se è un terribile tepistello, ma è a soli 22 anni». Queste sono parole di Osip Brik. Ora, questo non è soltanto un poema d'amore o del rifiuto dell'amore, ma lo possiamo riassumere in quattro slogan, secondo Majakovskij: abbasso il vostro amore, abbasso la vostra arte, abbasso il vostro sistema, abbasso la vostra religione, che si accorpano ad ognuna delle parti, riassumono ogni parte di cui si compone questo poema. C'è anche un prologo in cui lui sbeffeggerà l'amore. Adesso, sicuramente non è un poema, come dicevo, soltanto sul rifiuto dell'amore, ma è anche un poema antiborghese, antifilisteo. Qui abbiamo al centro un io lirico che cerca l'amore, che non è non solo, cerca l'amore tra gli uomini, l'amore tra l'uomo e cosmo, ma non trova altro davanti a sé che rifiuto e desolazione e silenzio da parte dell'universo e di Dio. C'è il tema infatti della lotta di Dio che caratterizza soprattutto la quarta parte di quest'opera. Allora, vediamo le parti. La prima parte si apre con lui che avverte il lettore che non è la malaria che sta freneticando in lui, e descrive appunto, dice: «È accaduto ad Odessa». Odessa appunto è il luogo dove si sta svolgendo l'azione. E praticamente lui sta in una lio lirico, si trova in questa stanza d'albergo ad aspettare Maria, che doveva arrivare alle 4. Chi era Maria? Majakovskij era un po' invaghito in un periodo di questa Maria di Odessa, che i suoi amici futuristi hanno soprannominato Gioconda, e lui riprenderà questo soprannome in questa prima parte. Lei era una scultrice, ha fatto anche dei ritratti, di due o busti o ritratti, non si sa, di Majakovskij, perché sono andati persi, non li abbiamo oggi. Adesso. Allora, lui quindi sta aspettando questa Maria che doveva arrivare alle 4, si sono fatte le 8, si sono fatte le 9, si sono fatte le 10, di Maria ancora nessuna traccia. A questo punto avviene quello che è l'antropomorfizzazione del mondo circostante, ed è la caratteristica principale di Majakovskij. Lui fa prendere vita agli oggetti, fa prendere vita a tutto. Per esempio, qui ci sono i candelabri che ridono, le ore, la sera, la notte si animano, si personificano quasi. C'è anche queste gocce, questo tema delle maschere attraverso queste gocce di pioggia che battono alla finestra e creano dei ghigni, delle smorfie. Quindi c'è tutta questa atmosfera che lui ricrea, un po' movimentata, e c'è questa metafora molto suggestiva della notte che arriva e sgozza, arriva brandendo un coltello e sgozza la sera, e c'è la dodicesima ora,
la cui testa cala giù dal patibolo e rotola come la testa appunto di un condannato. È una sicuramente metafora molto particolare che ci rimane impressa una volta letta. Dunque, tutto si personifica, ad un certo punto sbattono le porte e entra questa Maria che annuncia che si sta per sposare. Lui all'apparenza tutto calmo le dice: "Vedi come sono tranquillo come il polso di un morto." Quindi all'apparenza si mostra calmo, ma in realtà divamperà un incendio. Infatti entra in gioco questo tema del fuoco, che parte grazie alla metafora intanto al richiamo di questo Vesuvio e dell'eruzione del Vesuvio per culminare nella metafora dell'incendio del cuore. Il Io lirico si sdoppia, esce come se uscisse un secondo Io lirico da Majakovskij, che chiama la madre e dice: "Vostro figlio è malato." Questo secondo io lirico è stupendamente malato, è più profondo rispetto al primo, e telefona la madre di Majakovskij e dice: "Dite alle sorelle Olia e all'altra sorella," perché usa anche dei diminutivi, Liuda, per dire Liudmila, disse alla sorella Olia e Liuda che non sa più dove trovare scampo. Questa affermazione non è una ricerca di consolazione, ma un preannunciare questa tragedia verso cui Majakovskij si è incamminato. Questo incendio dal cuore divampa tutto il corpo, il poeta comincia a vomitare le parole dalla bocca in fiamme. C'è anche una parte in cui lui dice che l'incendio della chiesetta del cuore, ricordiamo che questo è tipico di Majakovskij, creare come l'antro dell'anima, l'auditorio del cervello, qui abbiamo la chiesetta del cuore, dove sta andando a fuoco il coro, quindi per dire che si sta spegnendo, il canto dentro di lui, non riesce più a cantare, c'è lo spegnersi dalle fiamme della poesia. Dunque, questo incendio si propaga e arrivano a questo punto dei tizi bizzarramente conciati che sono i pompieri. Ora, questi tizi bizzarramente conciati cercano di domare l'incendio, ma sono tentativi inutili, mentre questo secondo io lirico cerca di balzare fuori dal cuore di Majakovskij e facendo leva sulle costole. Praticamente è tutto inutile perché le costole non lo sorreggono e crollano. Questa immagine finale è tutta giocata sul fuoco. Del fuoco non rimane che un baciuzzo carbonizzato e delle pagine bruciacchiate. Quindi la prima parte, ricordiamo anche che quando questo io lirico cerca di balzargli fuori dal cuore, qualche critico ci ha notato un riferimento a Così parlò Zarathustra, dove c'è un personaggio che ha le prese con un dio ignoto e cerca di arrampicarsi su di lui tramite una scala e di balzargli dentro al cuore. Quindi questa immagine potrebbe essere un richiamo. Adesso la prima parte si conclude con un bagliore che diventa un bagliore iperbolico, ricordiamo l'iperbole in Majakovskij, un bagliore iperbolico praticamente che comprende tutto l'universo come se l'universo stesse partecipando a questo dolore di Majakovskij. Adesso la seconda parte invece si riferisce allo slogan "Abbasso la vostra arte." Lui qui cerca di mostrare il vero io lirico del nuovo poeta e si scaglia contro la tradizione. Lui intanto parte esaltando la propria grandezza e nichilismo, dice: "Glorificatemi, io con nessuno dei grandi io sto alla pari." Quindi esalta sostanzialmente la propria grandezza e disprezza tutto quello che è stato fatto finora nel passato dai grandi, soprattutto per quanto riguarda
il campo della letteratura. Dunque, lui in questa parte si concentra su questo attacco alla critica della tradizione passata, nomina anche ad un certo punto Ovidio e Omero, quindi il suo accanimento è anche contro i classici. Quindi mi è piaciuta molto l'immagine della torre di Babele, delle torri di Babele. Lui parla al plurale, tra poco vi dirò perché. Questa immagine delle torri di Babele praticamente fa affiorare il tema di Dio e della sua ostilità contro le creazioni dell'uomo che vengono fatte in segno di sfida, perché la torre di Babele veniva costruita quando gli uomini parlavano tutti la stessa lingua, volevano arrivare al cielo per raggiungere Dio, però ovviamente Dio gli ha mandato le lingue, le ha divisi con le lingue e quindi non capendosi non hanno potuto completare l'opera. E quindi in questo continuo ricostruire le città da parte degli uomini e il distruggerle in continuazione da parte di Dio, della mano divina, si affaccia anche il tema della fatica e del tormento continuo che sono destinati a ripetersi in eterno. Infatti, Majakovskij usa molto spesso la parola oppiat, che significa di nuovo, è costellato questo poema di questa parola, e usa anche molti plurali, quindi parla delle torri di Babele, parla delle rivoluzioni, parla non di Golgota, parla dei Golgota, per proprio sottolineare questo ripetersi degli eventi, quindi c'è una certa ciclicità di cui si può parlare in questo poema. Ora, in questa pa seconda parte, lui descrive anche la città è degradata, è blasfema, è comunque una città che si pone anche nemica della strada, della via. Intanto c'è anche qui l'antropomorfizzazione della strada, la strada si trascina la sua fame. Inoltre c'è anche l'immagine della strada che viene soffocata da questo continuo passare delle carrozze, dei tassi, dei passanti che passano sulla sua gola, sul suo petto, sui suoi polmoni e la soffocano, la strozzano. Inoltre la città si fa nemica della strada poiché sbarra la via con un muro di buio. Quindi c'è tutta questa personificazione, antropomorfizzazione anche qui. Ricordiamo che la città rappresenta la popolazione borghese e la strada invece dei reietti, dei ribelli, delle prostitute. Infatti a questo punto l'autore si pone come un portavoce del proletariato, dei galeotti, i quali, nonostante l'oro e il fango della città abbiano causato la lebbra, l'oro è la ricchezza e dunque la corruzione, il fango è la miseria, il degrado. Quindi, nonostante l'oro e la ricchezza abbiano, il fango abbiano causato la lebbra, i galeotti rimangono puri. E qui mi viene in mente il mistero buffo, puri, impuri di Majakovskij, la commedia. Adesso lui si pone nelle vesti di una specie di portavoce, ma non lo accettano come profeta e quindi diventa un profeta martire. Dice: io anche coloro che mi hanno più offeso, io li amo sono come un cane praticamente che lecca la mano che lo percuote. Quindi c'è proprio questo suo rivestirsi nei panni di un capro espiatorio. La seconda parte si conclude con questo orizzonte che si apre su una sommossa popolare, e la terza parte poi, infatti, si apre con questi pazzi che agitano i pugni contro la gagliezza borghese. Dunque, in questa terza parte si rappresenta quel slogan "Abbasso il vostro sistema". Qui entra il motivo della follia. Lui rappresenta la follia dei cubofuturisti, rappresenta Burlioux, che è il suo amico pittore, che diventa prototipo dell'artista pazzo. Viene nominata la blusa gialla, la famosa casacca gialla che Majakovskij portava
durante queste esibizioni futuriste che camminavano per la strada e declamavano i versi dipinti sulla faccia e con questi vestiti eccentrici. Infatti, la blusa gialla qui avvolge l'anima, serve da involucro, da protezione, serve per nascondere l'anima. E quindi rappresenta l'eccentricità e la follia bestiaria dei futuristi. Ora, lui, l'autore, riveste i panni di un hooligan. Intanto si allontana dalla folla che non lo può accettare, non può apprenderlo come un profeta, se ne allontana, e quindi qui vediamo come c'è il tema della esclusione e dell'emarginazione che la società gli infligge. Lui assume i panni di un teppista, di un hooligan. Ricordiamo oggi i hooligan sono coloro che vanno nei campi di calcio, nei stadi, a provocare le risse. Quindi lui riveste i panni di hooligan e cerca di incitare i diseredati ad assaltare il cranio del mondo. Anche qui abbiamo questa antropomorfizzazione. Li invita a ribellarsi contro il cielo e il sole, che sono tiranni dispotici, e li invita anche poi a rivoltarsi contro la terra, che è simbolo della borghesia e di tutto ciò che è asseverito alla borghesia. Ad un certo punto il cielo ingiudaisce, qui abbiamo il neologismo cielo ingiudaisce, cioè tradisce il giorno e consegna il giorno e l'insurrezione alla notte giustiziera, quella notte col coltello, no? Che decapita. C'è l'immagine anche qui delle stelle, che per un pugno di stelle ingiudaisce. Le stelle quindi sono paragonate a quei 30 sicli che Giuda si è preso per consegnare Gesù ai sacerdoti. Adesso tutto si conclude in questa parte con Majakovskij che si ritira in una bettola dove c'è l'immagine di un'icona che gli conficca gli occhi nel cuore, le orbite. Praticamente lui qui si nomina, si autoproclama tredicesimo apostolo e c'è l'immagine di Gesù che si china ad annusargli l'anima e a conferirgli misticamente questa investitura. Arriviamo all'ultima parte che è quella dello slogan Abbasso la vostra religione, e qui c'è proprio questa lotta con Dio. Ora, questa parte comincia con un'esclamazione, un'invocazione: Maria, 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 fammi entrare. Maria, secondo Lilibrick, diceva che per Majakovskij Maria era il nome più femminile del mondo, quindi lui voleva creare un personaggio comunque collettivo. Invece dei critici hanno associato alcuni critici questa figura di Maria con la madre di Dio, in riferimento anche a quest'icona che c'è nella bettola che gli conficca gli occhi nel cuore, che conclude appunto verso la fine della terza parte. Adesso, questa Maria lo rifiuta, lo allontana, quindi c'è il rifiuto, e da qui sorge il tema della lotta con Dio. Della lotta con Dio è un tema che compare anche nel Flauto di Vertebre, questa donna che viene vista come un mezzo di vendetta con cui Dio si vendica sull'uomo e su Majakovskij che è stato blasfemo. Dunque qui Majakovskij proprio parla con Dio dandogli del tu. Parla come se fosse un uomo e addirittura sentite questa, lui gli dice: ti credevo un tirannico, un titanico di acciaio, invece sei un ignorantello, sei un minuscolo dietto. Quindi lui proprio se la sta prendendo alla grande con Dio, quasi lo insulta. È proprio un inveirgli contro. Poi, per esempio, anche trasforma Gospod in Gospodin. Gospod è il Signore proprio Dio. Gospodin è Signore, Signore borghese, quindi Signore tra noi umani.
E anche il paradiso addirittura assume i connotati comunque dell'inferno. E visto che si sta facendo tardi, concludiamo il discorso con l'immagine proprio finale. Allora, l'immagine finale è una zoomorfizzazione dell'universo. Viene presentato l'universo che praticamente è associato ad un cane, paragonato ad un enorme cane che si addormenta, che sta dormendo, poggiando sulla zampa l'orecchio pieno di zecche di stelle. Quindi ci sono tante metafore in pochi versi, e questo uho, che è l'ultima parola all'orecchio di questo cane, è in assonanza con gluho, la parola silenzio posta prima di questo. E quindi c'è proprio un ossimoro contrapposto tra il sentire rappresentato nell'orecchio e gluho del silenzio, che non c'è niente da sentire. Il tutto immerso in questa, anche nell'ultima parte c'è questa immagine delle stelle decapitate del cielo insanguinato come un mattatoio, però ecco l'immagine finale dell'universo che dorme come un enorme cane. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.